sono innanzitutto un po' terrorizzata quando abbiamo iniziato. Si sente? Mi sentite? Sì, ok. Quando abbiamo iniziato le riprese del film, si trattava solo di un film sulle frontiere, di un argomento che all'epoca era piuttosto attuale, ma abbiamo anche pensato forse che sarebbe stato un argomento che dopo un certo punto sarebbe passato e che sarebbe diventato un po' vecchio, perché le nostre vite cambiano alla fine sempre in continuazione. Poi alla fine c'è stato il problema del Covid, quindi non potevamo più andare a Kaliningrad. Abbiamo vissuto il lockdown sia in Italia che in Lituania e alla fine del film, ad aprile, a Kaliningrad mi è stato detto che erano state aperte le frontiere, quindi siamo stati in grado di andare là, di fare le proiezioni del film per un festival e poi è iniziata la guerra, quindi c'è stata un'escalation terribile degli eventi e penso che alla fine le cose siano andate nel modo peggiore possibile. So maybe to add one thing, at the very end it was written that the project, everything is bad, but the project is still continuing, so the project is also not continuing, it's stopped, we haven't even, I'm not sure when we can even show this film. I mean, yeah, so it's, my only hope is that maybe what maybe happens with films is that 10 years after it will also be something else. So I'm happy that the film reflects the time, but also I'm terrified by how. Per aggiungere qualcosa, alla fine è stato scritto che nonostante la situazione non sia ottimale, il progetto comunque continua. In realtà non è vero, il progetto alla fine si è fermato e non sono nemmeno sicuro di poter far vedere il mio film dall'altra parte della sponda. Però spero allo stesso modo che nei prossimi 10 anni le cose evolvano diversamente, continuino ad essere diverse da quello che erano prima e da quello che sono adesso. Sono certamente contento del fatto che il film rifletta il film, però allo stesso tempo sono molto spaventato dalla situazione. Avete domande? Com'è nata? I just wanted to, please tell me something. Like, it's interesting. Like, two months ago, I was showing this film in France, and I felt that, how to say, it was a different, like, in Lithuania, such a film is seen differently than in France, because we know the context very well, and for us, even such a project that we make with Russia, it's a lot, it's a unique project, it brings a lot of tension. But if you show such a film in France, people think maybe 2 months ago, what is the problem here, you know? There's spying, why the scientists cannot cooperate, so please share also how you feel, what you think, is it relevant? Sì, non esitate a fare commenti perché è veramente molto importante la vostra percezione. Ad esempio, il film è stato mostrato 2 mesi fa in Francia e ovviamente la percezione è stata diversa. Il film è percepito in Francia diversamente dalla Lituania perché in Lituania le persone conoscono il contesto molto bene e sanno che questo progetto è un grandissimo traguardo, mentre in Francia le persone si chiedevano quale fosse realmente il problema. Perciò è veramente importante che voi condividiate la vostra percezione. Altrimenti vado avanti io. Io pensavo, ho pensato, rivedendo il film, ho pensato a un libretto di Valerio Calzolaio e Telmo Pievani che è uscito proprio nel 2017, si intitolava Libertà di migrare e in sostanza partiva con uno studio antropologico dalle radici della necessità umana di migrare e mi domandavo appunto come aveste immaginato il contrasto tra questi uccelli che sono liberi di migrare da una sponda all'altra e invece
gli esseri umani che sono, sentono la necessità di inanellarli e quindi di classificarli, e allo stesso tempo stanno costruendo un muro per impedire ad altri esseri umani di passare il confine. Quindi, cioè, come è nata proprio l'idea di combinare questi elementi? Yeah, so it was more, yeah, good question, but it was not that I did something. In the beginning of the film, I traveled from the Ukrainian side on the border and from Russian side in Kaliningrad. So I stayed 3-4 weeks to see what's happening. And my conclusion in that month was that there is very little actual contact between the two territories, Kaliningrad and Ukraine. It's like you stand on the border, you see on the other side a city, you hear the sound, but you speak with the people, they haven't been to another side for 20 years, 15 years. So I was looking for a story that would represent this relationship. And I went to the Rybachi station first, actually, and I heard that they want to make a project with Lithuania. That was just an idea at that time, first project ever, probably. And then, of course, the birds, a very natural metaphor for our film. So I was lucky just to find such a story that would illustrate. But maybe it's important to tell that, it's not a casual story that, you know, Lithuanians do something with the Russians. It's more of a, because I was looking into business, cultural connections, everything, but I couldn't find anything, even human stories, very few. So this was also a rather unique story. Una domanda molto importante. All'inizio non ho fatto nulla, ho solo viaggiato tra la Lituania e la Russia e ho viaggiato liberamente, ma alla fine avevo sempre pochissimi contatti, e i contatti infatti sono pochi tra Kaliningrad e la Lituania. Si osserva semplicemente il confine, si vede quello che c'è dall'altra parte, si parla con persone che non sono state sull'altra sponda da almeno 20 anni, e volevo rappresentare quindi tutte queste relazioni carenti. E poi sono stato per la prima volta a Rybachi, in cui mi hanno parlato di questo progetto con la Lituania, si trattava di un unicum in quanto esempio. E poi sì, ci sono gli uccelli, che sono una metafora molto naturale di tutta questa storia, e alla fine volevo semplicemente trovare il modo di illustrare la storia di questa carenza di contatti. E ovviamente la costruzione del film non è lasciata al caso, anche perché ci sono veramente molte poche storie che riguardano le persone di contatto. Sono fatti timidi. Yeah, so it's hard. I mean, they are the protagonists of the film, but I think we kind of eventually we had to keep a certain distance from our characters. Also, I think what is important to understand in the Soviet times in Lithuania, the documentary filmmakers used to make now. It's called like Lithuanian poetic documentary cinema. So I didn't expect to make a poetic documentary when I started shooting this film, but eventually these metaphors of birds, these shots of the border, they became a much bigger part than I have expected, and the film became more poetic than I have expected. Because in Lithuania,
In Russia, obviously, but even in Ukraine up until now, people are not very open. They don't want to speak about this. If we would, they about some things they cannot even speak to a very. I don't know, in Russia, to such an extent sometimes that. So we had the film was born. The solutions, creative solutions we make was more from the situation. They could tell a lot, maybe, but they can't, so we use more these visual metaphors, even then. Like in the Russian station, how to say, there are people who had like imperialist political views, viewpoints. Me, being from Lithuania, I didn't know even that imperialistic political viewpoints existed. So there are people who kind of support the government policy, and there are some liberals. Always in a bigger group of people, and the liberals they cannot be open about what they think, so they would speak something maybe behind the camera. But through editing the film, I was thinking how not to harm our characters, how they wouldn't say something on camera that could influence their later life careers. So even though I would say we have these two protagonists, I wouldn't say they are protagonists in this common sense, that, you know, we are with them, following their life, what they do in the room, they speak when they cook the eggs. Yes, this was not possible. So in a way, in 2020, this film is more like Lithuanian poetic documentary cinema from 1972. So this is the paradox. And that this unfortunate discovery that we made with our team, that even 30 years later, since the Soviet Union time, people are not open about political views. They don't want to speak. They don't want to take responsibility as well, quite often. And that the art should be lifted above society problems, and that the artist can speak mostly through aesthetic rather than some open dialogue. Yeah. Allora sì, ci sono alcuni protagonisti, ma comunque abbiamo sentito la necessità di tenerci un po' a distanza. Durante il periodo sovietico in Lituania c'era una forma di cinema chiamato il cinema documentario poetico lituano. All'inizio non avevo assolutamente l'intenzione di fare poesia, però poi alla fine quello che è emerso attraverso appunto la metafora degli uccelli era appunto la necessità di descrivere la situazione attraverso la natura, ed è stato qualcosa che non ci aspettavamo. In Lituania e in Russia le persone non sono troppo aperte a parlare della situazione politica, ed è qualcosa che non fanno veramente molto volentieri. Quindi abbiamo cercato di utilizzare la metafora visiva. In Russia ci sono addirittura alcune persone imperialiste, quindi che appoggiano il governo. Io in quanto lituano non sapevo addirittura che esistessero queste persone, e poi ci sono alcuni anche liberali che non hanno piacere ovviamente di esprimere le proprie idee politiche, quindi magari parlavano solo dietro le telecamere. E non volevamo all'inizio del film ovviamente mettere a repentaglio nessuno, non volevamo che quello che veniva detto all'interno del film influenzasse le carriere di queste persone o le loro vite, però abbiamo appunto questi protagonisti, ma che non si aprono troppo, li seguiamo, ogni tanto magari parlano mentre cuociono delle uova, ma ecco, il film è piuttosto diverso. Alla fine non siamo tanto lontani da quello che poteva essere un documentario poetico del 1972 in Lituania, e 30 anni dopo è un po' un peccato vedere come le persone in realtà non siano aperte a parlare di temi politici. E anche perché credo che ad un certo punto l'arte debba essere al di sopra dei problemi sociali. Ha risposto? O come ho l'impressione che non... La domanda? Sì. Prima diceva che in Francia non avevano bene capito
che tu intendi proprio il progetto ornitologico. Esatto, ah, okay. È un progetto importante per noi in Francia, non calcolato. Però vabbè, è stato, cioè, potrebbe interessante questo. Vabbè, lui ha capito il progetto del film. Esatto. Well, the project is simple to find out what birds consider as their home. So home territory. So they put antennas around the lagoon to see where they move. How far is this home territory that the that birds consider that their home? And so this is the basics of this project. Sì, la base del progetto è molto semplice, ovvero si cerca di capire dove vadano gli uccelli, quindi sono state posizionate delle antenne per vedere anche qual è il raggio di espansione del volo di questi uccelli. Prima dicevi che il film fa parte di una serie di sei film sui confini. Puoi dirci invece come nasce il macro progetto a questo punto, cioè come nasce questa coproduzione, perché è appunto una coproduzione tra tanti paesi dell'Unione Europea. Yes, maybe rather briefly, but so in total 6 films were made, 6 creative documentaries with local directors from one or another country, and these films are traveling now, festivals, TV, so it's a nice project. Reflecting on this most this border building, that we also see how it escalated when we were working on our films, we haven't watched what the others are doing, but when you watch all the 6 films together, it's quite a anthropological discovery also to see how this border question is so important, so multi-layered, and how it is really very actual nowadays. Yes, so there are 6 films: one on Brexit, Ireland, Northern Ireland; one in Norway, Sweden; one in Lithuania, Belarus; Croatia, Slovenia, and Lebanon. This is a so yeah. We were working with 6 directors. So try to watch it if you have possibility. Sì, si tratta di una serie di 6 film documentari creativi che sono stati realizzati da registi locali. E questi film fanno un po' il giro dei vari paesi in Europa, vanno. Girano per i festival, e si tratta di un progetto veramente molto bello, secondo me, che riflette sulla costruzione delle frontiere, e abbiamo appunto visto in che modo ci sia stata un'escalation di questa costruzione delle frontiere. Magari presi singolarmente non fanno così tanto effetto, però se visti tutti e 6, alla fine si tratta di una vera scoperta antropologica dal mio punto di vista, perché affronta la questione delle frontiere in modo molto importante e anche molto attuale. Sono diversi film, quindi abbiamo un film sulla Brexit, Irlanda e Nord Irlanda, Irlanda del Nord, un altro film che parla del nord della Svezia, poi abbiamo un film sui rapporti tra Croazia e Slovenia, uno sul Liberland e uno sui rapporti tra la Russia e la Bielorussia. Quindi se potete cercate di vederli. Mi hanno fatto dei segnacci per cui ci incalza il prossimo film. Ringrazio Vitaustas per aver accompagnato questo film che fa davvero riflettere qui a Visti da Vicino. Vi ricordo, uscendo, di votare, perché anche Before the Meet partecipa al premio del pubblico Visti da Vicino, che vi ricordo è offerto da CGL Bergamo. E ci vediamo qui tra pochi minuti, per chi ha voglia di fare la doppietta, per vedere l'ultimo film della nostra competizione. Buona pausa.